Benvenuti e benvenute in questo video e nella mia abitazione, carissimi amici e amiche. Torno a fare questo video perché a un certo punto, senza alcun preavviso, praticamente il video si è interrotto ed è andato via, nel senso che non risulta neanche in galleria, fa anche rima. Allora, in questo video vorrei parlare di cose frivole, però piacevoli e essenziali per noi donne. Allora, anzitutto vorrei farvi vedere la crema che sto usando, il siero e la crema che sto usando in questo periodo, Prae Beauty, e gentile regalo del mio amico Paolo Pinna Beauty, che mi ha fatto questa bella sorpresa di inviarmi questi prodotti meravigliosi affinché io li provassi. Allora, dunque, sono eccezionali, specialmente per le donne, insomma, io direi over 40, anche se mia figlia, che non ha neanche 30 anni, ha 28 anni, ha voluto provarli anche lei, quindi vi potete immaginare sulla sua pelle che effetto meraviglioso ha fatto, ma anche sulla mia, ma anche sulla mia. Allora, quindi c'è il siero. E anche la crema, dunque vanno usati mattina e sera in combinazione, prima il siero e poi la crema, ma guardate anche il packaging, guardate, vedete? La crema naturalmente è un po' più densa, ora io sono truccata però ugualmente, vedete? E fa un effetto lifting. Io avevo una faccia stamattina prima di andare a lavorare, ma anche adesso che ho lavorato sono abbastanza stanca, però vedete, basta proprio un tocco e la situazione migliora. Io poi, voi sapete che ho una certa età, no? Quindi questi prodotti vanno benissimo per me. In più c'è anche nella confezione, c'era questo fogliettino dove vi illustro più in dettaglio le qualità. Platinum Firm and Lift Serum, siero rassodante e liftante. Che ne dici di un leggero lifting? Beh sì, quando si avvicina alla menopausa la pelle è una rapida perdita di collagene, naturalmente anche dopo la menopausa, che può portare al cedimento. Questo siero dall'effetto antigravità combina una protezione completa di collagene col platino, col prezioso platino, per darti un effetto lifting istantaneo, che puoi vedere subito, come diciamo, ti rimette il viso in sesto. E questo per quanto riguarda il siero, poi la crema liftante e rassodante. Hai notato che la tua pelle inizia a cambiare? Come? Già dai 30 anni inizia questa lussuosa crema da giorno, è appositamente ideata per combattere gli effetti della gravità, e la gravità anche io quella sul cuore, insomma la metto sul collo, e aiutare la pelle a riprendersi. La nostra rivoluzionaria tecnologia Instant Lift è arricchita con acido ialuronico e platino prezioso per farti sfoggiare una pelle più turgida, tonica e dall'aspetto più giovane. Adesso ne metto un po' sul collo, va bene per il collo, la mandibola che inizia praticamente dopo una certa età, il collo inizia a cedere, inizia a cedere e quindi ecco qui io ho un po' di pappagoccia, nonostante non abbia, voglio dire, non, cioè non abbia tantissimi chili in più, sono un po' sovrappeso, sì, però non sono obesa, insomma. Però qui comincia a cedere, c'è poco da fare, comincia a cedere e se non cede si formano comunque qui delle fessure sul collo, infatti anche le donne magre hanno queste fessure sul collo che con queste creme, questo sia il viso che il collo, che la mandibola, anche la mandibola cede dopo un certo. Ecco qua. Ma poi anche l'odore mi tira tantissimo su di morale, questa crema qui è anche il siero. Allora, quindi detto questo, dunque sono prodotti dal costo diciamo medio alto, ecco, non sono low cost, ma sono prodotti buoni, quindi che valgono ogni minimo centesimo che si spende, ogni euro che si spende per questi prodotti, insomma, sono prodotti di un certo rilievo, quindi direi un prezzo medio alto, ma poi dipende dalle tasche, magari per qualcuno può sembrare medio e basta, per qualcuno può sembrare low cost, no, per le mie tasche sono diciamo medio, ecco, quindi medio. E medio un po' alto, dipende un po', diciamo dai nostri stipendi, dal nostro tenore di vita, non solo low cost, ma neanche proprio high cost. Ecco. Allora, voglio mostrarvi altre cosine. Sempre per restare in tema beauty, speriamo che non vada via anche questo video perché sennò ci rinuncio. Sono andata da Caddis. Poco fa e ho preso delle cosine che mi servivano, innanzitutto una lampadina, perché ho notato che costano meno le lampadine da Caddis, non me l'aspettavo, ma
costano un po' meno, vabbè che questa qui non è di quelle particolari, sapete, come quella che ho preso ieri dal Sigma, anzi vi devo mettere il video che ho fatto ieri di una maxi spesa. È chiaro che quelle non c'erano queste qui a basso costo, c'erano solo quelle particolari, sapete, quelle con i fili dentro, e quelle costano di più, c'erano anche qua. Io cercavo queste, non le avevo trovate, ne avevo presa una di quelle più costose, che sono costose dappertutto, e queste qui non c'erano, quindi ne ho approfittato oggi che sono andata a Cadiz per prendere queste meno costose. Tanto guardate come durata è uguale, non è che, e ne ho presa appunto una, qui vedete, mi danno sempre mi danno sempre dei pliant con le offerte, perché le offerte da Cadiz sono buone. Ne ho presa una, diciamo, dopo aver lavorato sono abbastanza, diciamo, con attacco piccolo e con l'attacco grande, così ora per un po' sono a posto. Perché mi si fulmina. Io poi ho una cosa incredibile, cioè io fulmino tutte le lampadine, no? Se sono un po' stanca, un po' stressata o ho troppa energia, a me succede questo: accendo la luce e schiattano. Ho questo problema personale che faccio saltare le lampadine. La mia energia evidentemente crea questo, quindi non faccio altro che comprare lampadine. Specialmente magari se sono un po', se sono, diciamo, tranquilla, no? Ma se sono carica, salta tutto, va bene, lasciamo stare. Poi ho preso questo detergente intimo qui che era in offerta, Neutromed, questo qua. Poi ho preso, vabbè, dei batuffoli struccanti Cadis, perché ho visto che venivano un po' meno rispetto agli altri, quindi ho preso questi batuffoli struccanti grandi, perché per le mie mani ci vogliono questi. Uffa, questi rumori, basta. Scusate questi rumori, ora devo interrompere. Scusate, io vado avanti nonostante i rumori. Poi queste calze, fila per mia figlia, qui non finiscono mai. Comunque, nel video che ho registrato ieri, che era domenica, faccio anche vedere, insomma, come sono belle le imposte, i vetri nuovi, le imposte, le finestre nuove. Però, mamma mia, è un anno in cui mi sono stressata proprio nel sentire i rumori, nel vedere questo via vai continuo nel portone della palazzina dove abito. Vabbè, comunque, vabbè, il karma ha voluto anche questo, va bene. E quindi ho preso queste calzine qui per mia figlia. Poi ho preso questi guanti che sono piuttosto spessi, perché così non si rompono e così le mani, diciamo, restano più asciutte. Questi qui, taglia L, perché ho delle mani molto molto grandi. Tra l'altro, gli abbonati lo sanno, nell'aprire una imposta, quando c'erano ancora le cornici dietro, mi sono anche infortunata la mano, ora è quasi passato, e comunque, insomma, mi sono anche infortunata con questi lavori, va bene. Ok, quindi questo, poi ho preso questa qui, che ne consumo una all'anno, forse anche una ogni 8 mesi, questa crema Venus, questa lozione quotidiana snellente drenante, questa costa 9 su 9 euro, io la trovo ottima, la trovo, e mi dura tantissimo, mi dura un anno, cioè io la metto dopo la doccia d'estate e d'inverno sulla pancia, sui fianchi e sul culino, si può dire, non so se YouTube mi toglie questo, come devo dire, sul di dietro, ecco YouTube, sul dietrino, che è un dietrone, vabbè. Tanto si usa il dietro grosso adesso, quindi io sono alla moda perché ho belli dietro, io veramente, cioè, bello, ecco, quindi ci metto anche questo così, ma che caspita sto dicendo? Vabbè, quindi questa che è ottima, costa poco e dura tanto. Poi ho preso una crema per le mani, perché appunto, vi ricordate, avevo detto che dalle mani si vede l'età, così ho sentito dire da un ragazzo a Torino, in un circolo di bridge. Vabbè, ora qui praticamente vedete, devo levare qua volevo metterla qui, e allora mi è venuto in mente questo. Poi il giorno dopo mi sono anche fatta male qua, mi si è gonfiata la mano perché mi è finita nell'imposta e dietro c'era una cornice. Vabbè, se riesco a levarlo, volevo metterla. C'erano tante creme per le mani, non volevo spenderci troppo, però volevo anche una crema specifica, e ho preso questa di Caddis che veniva 1,49 euro, mi pare. Ecco, perché mi sono ricordata questo, che il bello è che parlavo delle mani e il giorno dopo questa mano mi si è gonfiata tutta quanta. Ecco, quindi vediamo com'è. No, è buona questa crema mani. Questa viene 1,40 euro, è piccolina, però è buona. Ecco, è buona ed economica, devo dire. Sì, adesso hanno messo dei prodotti Caddis a prezzi, insomma, convenienti. Adesso li proverò no, guardate che. Allora, mi sentivo la mano che un po' mi tirava perché fa anche freddo, è tornato il freddo, e devo dire, guardate l'effetto, cioè, guardate l'effetto di questa crema, perché per le mani ci vuole la crema specifica.
Allora, siccome a volte noi ci facciamo i ritocchini una cosa e l'altra, ma non guardiamo le mani, è dalle mani che si vede l'età. Quindi adesso sono in fissa con le crema mani, non faccio che spalmarmi. Specialmente dopo che questa mano mi si è gonfiata, che è rimasta praticamente nell'imposta. Vabbè, ora qui non c'entra niente. Io quando esco dal lavoro sono così, va bene, tanto voi mi seguite, mi volete bene per come sono, vi ringrazio tanto. Poi, ecco, poi ho preso questo qua. Allora, volevo un profumo piccolino, così da mettere, non so, quando vado a ballare a un certo punto, ballando anche, il profumo che metto appena vado via da casa, naturalmente non si sente più. E tirarmi dietro, siccome vado con una borsettina piccola, a tracolla, tirarmi dietro il mio profumo preferito, che è Beauty di Gucci, che è 60 ml, che è bello grosso, vado con le borsettine piccoline, non ci entra. Allora ho detto almeno un qualcosa così da spruzzarmi sotto le braccia, tipo deodorante anche, quando vado a darmi una rinfrescata nei bagni, e ho trovato questa qui. Questa qui è della Malizia Lucky U, sono quei profumi persistenti, quindi vanno bene anche come deodoranti, sono piccolini, vedete, entrano in tutte le porte, guardate, questa è la mia mano che è grande, vabbè, però guardate come è piccolino, e cera al mirtillo, poi non so cos'altro, adesso ho le mani tutte umidificate, guardate che bell'effetto che ha fatto, questa crema qua, ma veramente, ah, è un balsamo per le mie mani che hanno sofferto dopo che ho avuto quell'infortunio lì, allora. Ecco, allora per aprirlo, siccome ho la mano umida, non so se si apre, si apre. Ha un profumo, guardate, eccezionale. Allora, mettiamo qua. Ecco, così questo qui all'occorrenza è un profumo vero e proprio, però si può usare anche come deodorante. Vediamo un po' cosa c'è scritto. Bon Bon Malizia, Lucky U, Eau de Toilette, ma guardate che ottimo. Poi se preferite la frutta, c'erano altri due tipi alla frutta, ma io ho preferito questo. Ok, poi non voglio fare un video lunghissimo, spero che se va via di nuovo, guarda, mamma mia, non so con chi arrabbiare, con chi mi arrabbio. Allora, volevo farvi vedere tre cosine. A quanto siamo? Allora, siamo a, già 11, vabbè, tre cosine che ho preso. Allora, da Shein. Allora, ho preso, anzitutto faccio vedere il vestito con cui sono andata a ballare venerdì sera al Corallo di Scandiano. Allora, il venerdì è la serata dedicata appunto agli over 40, 50, 60, però non si balla il liscio, nel tango, c'è cioè proprio musica dance. Poi c'era anche un bel concerto, prima stile rock, a me piace anche quello, quindi, e poi musica dance anni 80, 90 e 2000. E ho messo questo qui, guardate, guardate com'è bello. Poi dietro facevo una figura, vedete, guardate com'è bello, stile anni 20, vedete, che arriva leggermente sul ginocchio, guardate com'è bello, vedete, vedete, che arrivava leggermente sul ginocchio. Ma il bello era dietro, come mi stava dietro, vedete? Perché era molto scollato, vedete, aderente, c'ha anche la zip, e si vedeva il mio tatuage, il mio tatuage con la rosa blu, quindi. E quindi facevo la mia figura, quindi facevo la mia figura. Poi a un certo punto non so come, cosa mi ha preso, anzi per arrivarci, guardate, ho tribolato perché c'era la nebbia qui nel mio paese, invece a 10 km più giù la nebbia non c'era più. Quindi stavo quasi per voltare la macchina e tornare indietro. Poi però comunque ce l'ho fatta. E quelli che mi seguono su Instagram sanno delle mie avventure, seguitemi su Instagram, seguitemi. E magari potrei mettere anche giù l'indicazione, vabbè, poi vedo. E quindi, cosa stavo dicendo? Ah sì, ecco, quindi di questo vestito. A un certo punto sono salita sul palco dove di solito ballano le persone che si vogliono mettere più in evidenza. Mi sono messa anch'io, non so cos'era, attorno cos'era, mezzanotte e mezza. No, 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 era l'una e mezza di notte, mi sono messa lì. Non so cosa mi ha preso, non so cosa mi ha preso. Ok, quindi vedete com'è bello. Ecco qui, guardate. E l'ho pagato pochissimo, guardate, mi pare sui 18 euro, 20 euro, così. Poi, la prossima volta invece mi metterò. Ah, poi ho preso anche questo top. Adesso me ne deve arrivare un altro. Può darsi che adesso suoni il corriere e vado. Perché mi è arrivata un po' di roba qualche giorno fa. E là. Allora, ho preso due top che vanno bene anche d'estate, vedete? Perché quest'estate vorrei tanto andare al mare. Io non vedo il mare da un anno e mezzo, sto malissimo perché ho bisogno del mare. E quindi vedete, questa qui. Questa qui, vedete, questo top quanto è bello, questo è con lo champagne, ne ho preso uno con lo champagne e uno sul rosa, ecco, quello sul rosa deve arrivare oggi o domani, e questo con lo champagne, perché pensavo, vedete, questo non l'ho ancora messo, di abbinarlo a questa bellissima gonna, e invece ho scoperto che sotto questa gonna, che è molto molto appariscente, ci vuole qualcosa di liscio, vedete, guardate, allora, ah,
Ah no, questa non è la gonna. Ah, ho preso. No, vabbè, niente. Qui, scusate, vado a prendere la gonna, chiudo. No, questo qui è l'altro top che mi è arrivato. Anche questo è in stile anni 20. Questo l'ho già fatto vedere. Questo top. Vado a prendere la gonna, scusate. Volevo fare tutta una tirata, ma invece non l'ho presa la gonna. No, vabbè, la vado a prendere. Scusate un attimo, vado. Ed eccomi tornata. Ed ecco la gonna. Ed ecco la gonna di cui vi ho parlato. Guardate quanto è bella. Io pensavo che, insomma, pensavo che mi avrebbe fatto un effetto un po' ingrassante sulla mia figura, e invece no, mi sbagliavo perché mi sta bene, vedete? Dunque, io cosa prendo? Prendo la 48, cioè la 0XL, che è la 48, perché la 48 mi va, quindi, perché la 50 è grande, mi sa che sono anche un po' dimagrita comunque, vabbè, comunque, eccola qui, vedete? Guardate com'è bella. Arriva appena sopra il ginocchio e vedete, è fatta di queste paillette molto molto grandi, non so se si vedono. Allora, io pensavo, vedete, ma che rumore, la posso usare per l'ASMR, perché la fa un bel rumore, ok, come anche i rumori che sono sopra, che ci sono, stanno facendo adesso, che non sono invece così belli i rumori che sentite. E vabbè, comunque, guardate com'è bella questa. Allora io pensavo che questo top ci sarebbe stato bene, invece no, perché vedete, no, a parte il colore, che qui ci vuole il nero oppure il bianco, qui sotto ci vuole il nero oppure il bianco, ed è bene che sia qualcosa di liscio, perché già questo è troppo appariscente, troppo, è molto appariscente, però è bella. Vedete, guardate. Quindi ci vuole qualcosa che poi sembra che sia chissà come, no? Che sembra che sia chissà come larga, ma invece non è così. E niente, quindi siccome appunto questo top è, vuoi per colore, vuoi perché è brillante questo, l'effetto non mi piace, ho ordinato due top, uno bianco e uno nero in raso, lisci. Quindi adesso mi devono arrivare quei due top lì. E poi mi arriverà un altro di questo qui, però rosa, perché lo userò anche quest'estate per le sere, per andare al mare, ma anche per uscire e andare alla spesa, cavolo, io mi sono comprata queste cosine, le uso pure quest'estate, oh cavolo, chi se ne frega. Quindi mi deve arrivare per l'appunto il top rosa, poi delle scarpe carinissime, stile anni 20, e non sandali, proprio un paio di scarpe, dovrebbe arrivare fra oggi o domani, e che sono quelle, le décolleté aperte ai lati, ma chiuse davanti e chiuse dietro, nere, alte, un bel tacco, 7 centimetri. E poi ho ordinato anche, poi ve le farò vedere, poi ho ordinato anche ieri appunto due top, uno bianco, che ne avevo bisogno anche per tutti i giorni d'estate, uno bianco e uno nero in raso. E quindi ho ordinato quei due top e poi ho ordinato un sandalo dorato, che è bellissimo, va bene anche per andare a ballare. Nelle recensioni una signora ha scritto che questi sandali dorati, tacco anche questo 7-9 mi pare, sono così comodi che lei li usa per andare a fare la spesa. Io mi ricordo, prima di comprare online per la mia taglia, io faccio anche il 42, sono 41-42, mi ricordo che quando andavo nei negozi di calzature, a parte che il 41 non c'era mai. Ma poi mi dicevano, signora, io le volevo con un po' di tacco. Signora, ma lei è già alta, cosa se ne fa del tacco? Cioè, ma mi mostrano delle scarpe orribili, basse. A me, io con le scarpe basse cammino peggio, io con le scarpe piatte non riesco a camminare, con le famose ballerine non riesco a camminare, ho sempre avuto il tacco e col tacco mi trovo bene. Poi è chiaro, il tacco a spillo è scomodo, ma il tacco grande per me è comodissimo. Le zeppe, così e così, perché con le zeppe rischio di inciampare, non lo so perché, mi sento più stabile con un tacco 7-9. O anche il tacco 12, però poi non lo uso mai. Un tacco 7-9 grande. Va bene, allora io vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito in questo video. La voce già va bene, già va meglio, già mi sento meglio. Guardo se riesco a registrare qualche video per letture spirituali, che è tanto che non ne faccio. Qualche video per l'appunto in cui parlo dell'emergenza, come dire, certe parole non si possono usare su YouTube. Quindi non usiamo la parola emergenza, ma un appello per la pace nel mondo. Ecco, quindi vorrei leggere un articolo che parla dell'esigenza della pace nel mondo. E fare anche un piccolo appello per la pace nel mondo. Va bene, quindi io vi saluto, vi ringrazio, ciao, a presto.